oggetto di convegno ed è sicuro che non sarà sicuramente, cioè ed è certo che non sarà la prima cosa, l'ultima cosa da fare sul territorio, saranno molto sensibili. Però per fortuna è mamma, quindi ha degli impegni, però ci teneva a essere qui, quindi mi ha lasciato una missiva che io leggerò a voi tutti e con mio grande rammarico non posso essere oggi con voi a discutere di un tema a me tanto caro, quale la violenza verso le donne e i minori, problematiche per le quali mi sono da subito attivata con numerose iniziative sul territorio provinciale. Vorrei in ogni caso esprimere tutto il mio encomio per l'attività svolta dall'associazione Avidangelo contro la violenza nel territorio provinciale, volta a combattere il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'istituzione del centro antiviolenza di Casoria. Per sradicare la piaga della violenza dalle sue radici culturali è necessario infatti agire su più livelli e sinergicamente per puntuare ed incrementare la qualità e la capillarità dei servizi presenti sul territorio. Sto lavorando a tal proposito alla creazione di una rete territoriale antiviolenza ai fini di coordinare tutti i presidi di monitoraggio e accoglienza attivi nell'ambito provinciale. Tale passaggio è a mio parere fondamentale per incanalare tutti gli sforzi dei vari attori sociali verso l'obiettivo comune, nonché migliorare l'azione attraverso la realizzazione di una proficua circolazione delle buone prassi e delle conoscenze maturate nel settore. Sarei lieta di poter collaborare strettamente con la vostra associazione, apprezzando le professionalità messe in campo e il lavoro svolto da essa e facendo il centro di Casoria un punto focale della rete, da cui irradiare in tutto il territorio nord della provincia progetti e iniziative contro la violenza. L'obiettivo che mi sono preposta sin da subito in qualità di assessore, ma anche semplicemente come giovane donna, è infatti quello di contribuire all'affermazione della cultura delle pari opportunità e del rispetto per le diversità. È un traguardo cruciale, la vera chiave del cambiamento. Un obiettivo che oggi appare forse lontanissimo, ma certamente non impossibile, se tutti credono e comprendono l'importanza del proprio contributo. Assessore Giovanna Di Giudice.